frequentavano quotidianamente svolgendo le attività che erano proposte, abbiamo iniziato a pensare che si potesse anche giocare a calcio. Abbiamo incominciato l'avventura con poche squadre, eravamo 10-12 ragazzi, oggi abbiamo 120 ragazzi iscritti, e ragazzi che hanno problematiche, ecco, siamo un po' ospiti, no? Come diceva il collega, siamo ospiti nel senso che noi ci occupiamo di ragazzi con problematiche relazionali, psichiche, con problematiche intellettive, con problematiche di borderline, quindi siamo ospiti in un mondo che invece ha problematiche magari di natura motoria. Noi li abbiamo definiti un po' gli invisibili, no? Quelli che incontri sul pullman, quelli che trovi per strada, quelli che però non sai che abbiano tutta una serie di difficoltà, non sai la difficoltà che hanno magari a trovare degli amici, la possibilità di frequentare delle persone, di socializzare, di stare insieme agli altri, la difficoltà che hanno nel frequentare la squadra di quartiere e venirne accantonati, la squadra della parrocchia e venirne accantonati, la squadra degli amici dove non trovano mai posto. Da noi siamo riusciti a creare una situazione nella quale chi vuole giocare a pallone con qualsiasi tipo di abilità, calcio a 5, a 7, a 9, a 11, qualsiasi formula, ha la possibilità di farlo e lo può fare in un campionato che noi ci siamo auto-organizzati all'interno nostro, che sta cercando di creare dei collegamenti, che collabora da anni con la WISP, che ci ha dato modo di partecipare al campionato Matti per il calcio, che forse qualcuno ha già sentito. I servizi sociali hanno aperto la strada, l'assessorato dello sport da almeno 2 anni collabora, noi collaboriamo con loro, con l'assessore Gallo, che ci ha dato uno spazio per esempio importantissimo domenica in Piazza Castello. Far giocare i ragazzi in Piazza Castello per loro è stato meglio che giocare sicuramente una finale di Champions, perché era veramente per loro molto emozionante. Venerdì sera eravamo al Parco Ruffini per la partita infinita insieme a Marco Berria e dei suoi amici, che hanno voluto partecipare a una manifestazione che voleva promuovere il disagio psichico, mentale e intellettivo, cioè portare anche una voce rispetto a un'altra difficoltà. Molto è stato fatto, credo, nello sport paralimpico per quello che riguarda la disabilità motoria, credo che si stia cominciando a camminare in maniera spedita anche rispetto alla disabilità intellettiva, che, ripeto, è meno evidente, è meno facile da individuare, da interpretare. A volte vi porto un aneddoto, credo davvero, che per me è stato una svolta. In un intervento presso un consiglio circoscrizionale mandavamo delle immagini in sottofondo per presentare il nostro progetto. Al termine di questa presentazione, un consigliere che probabilmente voleva mettermi un po' in difficoltà mi disse: ma guardi, lei ha parlato, ma io non vedo disabili che giocano a pallone. E gli ho detto: guardi, lei mi ha dato veramente un assist eccezionale, perché vuol dire che siamo riusciti veramente a fare in modo che non sembrino disabili, ma siano realmente dei ragazzi che hanno voglia di giocare a pallone. Noi facciamo una manifestazione che si chiama Nessuno Escluso, un titolo assolutamente non innovativo, che però vuol dire che sul campo ce la giochiamo tutti alla stessa maniera, con le stesse possibilità, con abilità tecniche diverse. Quindi in questo senso i 120 ci auguriamo che diventino ancora di più, le collaborazioni stanno andando avanti, ripeto, col Comune di Torino, con l'assessorato allo sport, con i servizi sociali, con la WISP. Stiamo davvero cercando uno spazio importante e diverso. Lancio una sfida per Torino 2015. Credo che Luca Pancalli conosca il Torino FD. Ecco, il Torino FD ha un acronimo che forse sarà un po' magari da rivedere, che lo sa, no? FD sta per For Disabled, no? È stato fondato il Torino FD, il Torino Calcio ha concesso a questa squadra di essere una parte del suo organigramma. Esiste il Pinerolo FD, è nato il Cittadella FD, all'esterno c'è già l'Everton, c'è il Chelsea, c'è il Barcellona, ci sono realtà importanti. Assessore, noi stiamo facendo un filo sfrenato alla Juventus, chissà, non lo so, chiudo qua, se fosse possibile, chissà se riusciamo per Torino 2015 a essere forse l'unica città europea ad avere 2 squadre FD nella stessa città e fare magari un bel derby in occasione di Torino 2015. Grazie.